Buongiorno Massimiliano Iudica Cordiglia, grazie per aver accettato il mio invito a essere qua in questo nostro piccolo schermo di pseudo addetti ai lavori. È stato un piacere averti conosciuto dal vivo e ci tenevo a farti raccontare delle cose che mi hai raccontato a un tavolino. Ti ribalto a specchio tutto quello che mi hai detto. Tu sei Grazie di un. avermi invitato. Ah, figurati, tu sei un mio vicino di provincia, sei di Torino, sei un classe 66, Esatto. e sei un titolare, correggimi se sbaglio, di un'agenzia di comunicazioni con 30 anni di esperienza sul campo audiovisivo, e fra le tue attività ci sono, oltre ad aver fatto cose per brand internazionali, hai anche dato immagini e suoni ad esempio a politici, a ministri. Quindi il tuo ruolo di rendere visivo ciò che alla fine è un messaggio, è un ruolo che spesso non si conosce, ma è un ruolo importantissimo. Vuoi raccontarci un po' come sei arrivato a capire cos'è che avresti voluto fare da grande? Quello è una qualcosa che me lo sto ancora chiedendo in qualche modo, perché hai detto bene, io sono del 66, quindi sono cresciuto in qualche modo con quello che è stata la crescita e lo sviluppo della comunicazione a 360 gradi. Se tu consideri che negli anni 80 o andavi alla scuola di cinema, ma facevi cinema, scuole di televisione non esistevano, erano le televisioni private. Cioè, la scuola di questo che è diventato il mio mestiere, che va dalla fotografia alle perizie foniche, quindi in qualche modo, se vuoi, è molto confuso, però sono la storia della comunicazione degli ultimi 40 anni, che ovviamente si è, come dire, è incredibilmente ampliata, perché una volta c'era cinema, televisioni, giornali, tendenzialmente, perlomeno nel momento in cui ho affrontato io la mia crescita e la mia giovinezza. Se guardi il mondo oggi, cioè, mi fa paura guardare indietro, perché c'è veramente un baratro e una distanza siderale tra quello che era e quello che è diventato. Rimane il fatto che la comunicazione, secondo me, ha un solo modo per funzionare, e cioè la capacità di chi trasmette, di trasmettere un segnale che dall'altra parte possa essere ricevuto, senza che questo possa essere frainteso. Certo, io ho avuto modo di lavorare spesso a Torino e credo che Torino, la tua città, sia un polo creativo gigantesco. Parliamo di musica, i Subsonica arrivano da Torino, parliamo di arte, tanti artisti arrivano da Torino, cioè è proprio un polo culturale creativo pazzesco e dal punto di vista cinematografico ritengo che Torino sia la seconda città dopo Roma, perché ho imparato tantissimo a fare il fonico presa diretta a Torino piuttosto che a Milano. Milano l'ho trovato più un discorso di pubblicità, quindi un campo creativo ma in un altro ambito, mentre Torino è proprio un campo creativo puro e ti ha influenzato molto l'essere torinese nella tua attività. Ma questo non te lo so dire, anche perché l'influenza maggiore che ho ricevuto l'ho ricevuta da mio padre, e dalla sua creatività e dalle sue passioni e dalla sua professione. Mio padre non mi ha mai portato allo stadio. Io ho scoperto che esisteva tutto il mondo del calcio quando sono arrivato alle superiori, in qualche modo. Prima per me non esisteva, però esisteva già, e parlo già di 13-14 anni, la conoscenza di una camera oscura, dello sviluppo di un negativo, del processo fotografico, che oltre a seguire mio padre, ovviamente lo imparavo e lo sperimentavo anch'io. Ma più che, beh sì, di creatività mi viene in mente Armando Testa, ricito la pubblicità, ma è soltanto, come dire, una branca di un certo tipo di comunicazione, per cui utilizza un linguaggio diverso. La pubblicità è legata al tempo. Tu, in un tempo molto, molto ridotto, devi riuscire a far passare un messaggio completo, che sia, una volta lo era, adesso lo è molto meno, che abbia dietro anche una dose di creatività, che ti faccia sorridere, che ti faccia pensare, che ti
e ti stimoli qualcosa di diverso dal fatto soltanto questo un prodotto, compralo perché è buono. Certo, io quando ti ho conosciuto avevo letto che ti chiamavi Judica Cordiglia, non per tutti il tuo cognome dice qualcosa, ma sicuramente perché si occupa di suono e di audio, è un nome importante. Lo dico per chi non lo sa, tuo padre insieme a tuo zio furono due radioamatori che piazzarono, lo dico in brutta copia, poi se, mi piacerebbe anche che tu lo dicessi a parole tue, comunque in brutta copia piazzarono un'antenna in una collina a Torino e riuscirono a ricevere le comunicazioni, a percepire più che ricevere le comunicazioni di astronauti che in teoria non dovevano essere nello spazio in quel momento lì. Poi, nella tua famiglia, le foto della Sindone arrivano dai tuoi familiari, cioè quelle che sono le foto ufficiali della Sindone. Ci sarebbero mi milioni di aneddoti da raccontare su quella che è la creatività messa nella tecnologia, perché alla fine la creatività e la tecnologia nella la tua famiglia fa scuola in questo, unite, portano poi a invenzioni, a soluzioni, a risultati che erano inaspettati. Sì, ci sono altri due elementi che sono, secondo me, la curiosità, che è quello che è la molla che ti fa sperimentare, e quindi se si può parlare di esperimenti creativi, certo, anche in un fatto tecnico, se tu fai un esperimento ci metti in qualche modo una creatività, perché ti stai ponendo una domanda e in qualche modo cerchi di darti una risposta. E quello è il meccanismo della creatività. Poi lo può fare un ingegnere, secondo me, co come lo può fare un creativo puro, Certo, narratore di storie, no? condivido quello che dici, Sì. sai perché mi trovo, uno dei motivi per cui ti ho invitato è proprio il discorso creatività. Perché ti spiego, nell'ambito peritale, nel nostro mondo, soprattutto nel mondo dell'audio forense, ci sono due modi di fare le cose, uno studiando la letteratura scientifica e uno dicendo ok, Mettendoci c'è le qualcosa. mani. Oppure, scusate l'inglese, me ne fotto perché non mi piace quello che c'è scritto, non mi torna e mi invento io le soluzioni caso per caso. E da addetto ai lavori, ho 30 anni che mi occupo di musica e di audio, ho trovato spesso soluzioni vicine alla verità che con la letteratura scientifica non sarebbe stato possibile. Questa cosa qua della creatività unita alla tecnologia, secondo me, è una cosa che di cui si parla troppo poco, nel senso il valore aggiunto che dà la persona con la sua sensibilità e con la sua anche visione delle cose, secondo me è molto importante. I due fratelli, tuo zio e tuo padre, non sarebbero mai arrivati a essere nominati su Wikipedia se si fossero solo se avessero soltanto guardato i manuali di elettronica e di Beh, certo, ma si radiotecnica del sono, tempo. sì, se uno fa le cose da solo, io ti dico, per esempio, nei miei processi creativi, quando devo raccontare una storia, ho un lavoro di pensiero interno costante, che va avanti fino a quando la mente non mi dà qualche spunto, però poi se non ho mia moglie o i miei figli o un collega con cui tirare fuori quello che a livello mentale ho costruito, non c'è una verifica. Per cui, tornando all'esempio dei due fratelli, sono veramente un esempio di due siamesi che si completano e si eccitano a vicenda, mano a mano che sbatti contro un muro o ottieni un risultato. Poi Bravo. c'è da dire un'altra cosa, c'è la premessa che facevo, che sono del 66. Nel 66, ripeto, c'era o la scuola di cinematografia, la televisione non si insegnava, e a livello di fotografia e di grafica c'era l'Istituto Bodoni che io ho fatto, e fine della questione. Non c'erano corsi universitari, non c'erano neanche scuole di specializzazione come può essere lo IAD, piuttosto che le 10.000 scuole che oggi sono nate, ma anche perché in questi 40 anni, chiara mia età, ha contribuito a fare molto di quello che è il mondo della comunicazione. Per cui, se vuoi, abbiamo dato motivo a chi insegna
di trovare della letteratura e inventarsi, guardando quello che abbiamo fatto noi in questi 40 anni, definire delle linee di letteratura in qualche modo. Però Certo, condivido, anche perché se uno... quello che puoi studiare oggi nel mondo, in scuole di specializzazione dove ci sono i più grandi ad insegnarti, al nostro tempo non era possibile. Ma poi la molla della passione, mi ricordo un anno fa circa ci siamo trovati in un circolo dove mi hai invitato alla presentazione di un documentario interessantissimo e mi hai messo in tavolata con una persona che colleziona radio. Mi ricordo questa cosa qua perché è una persona di una certa... Andrea Ferrero, dell'Aire, Ecco, citiamolo perché cioè, è un maestro. e mi ha raccontato, io colleziono radio, e poi mi ha raccontato che ne aveva più di 500 ed era uno di quelli che ne aveva poche. Cioè, ho detto, Madonna, ma radio? Sì, radio storiche, ne ho dappertutto, cioè ho bisogno di spazio per mettere le mie radio. Non solo le colleziona, ma le E ristruttura la cercando i ristruttura. pezzi originali con cui erano costruite. Mi ha regalato una a mio papà per il suo compleanno l'agosto scorso, una iRadio che mio padre aveva, era la prima attraverso cui hanno fatto i primi esperimenti di trasmissione utilizzando la bobina dell'auto della macchina di mio nonno. Se tu ti ricordi, nelle autoradio, fino a tutti gli anni 80, credo, forse ancora proprio un decennio dopo, tu potevi sentire trasmissioni sia in modulazione di frequenza che in modulazione d'ampiezza. E sulla modulazione di FM, in FM, quindi si sentiva senza nessun disturbo. Ma nel momento in cui tu settavi la radio sulla modulazione d'ampiezza, in qualche modo il motore acceso attraverso la bobina trasmetteva un disturbo che veramente fastidioso. E i due fratelli, parlando di creatività, hanno utilizzato per comunicare con la loro nonna in Morse la bobina della macchina del loro padre, parcheggiata sotto la finestra della casa della nonna, attaccando e staccando la bobina, la nonna riceveva attraverso il disturbo, non era un bip, era un disturbo, ma comunque fatto sempre di punti e linee, che ovviamente aveva imparato a Pazzesco. leggere, no? Ah, mi ricordo che mi aveva raccontato che praticamente il discorso che diamo per scontato ormai, radio che riceve, però da qualche parte questi segnali devi mandarli. E quindi mi ha raccontato questo esperimento di qualcuno su un aereo di quelli da pilota sportivo che mandava dei segnali, però erano radio così vecchie che a un certo punto mandavano le scintille. Con una goccia di carburante che scendeva c'era il rischio di esplosioni in volo. Mi raccontava questi Credo aneddoti. che fossero negli anni 20, quindi prime trasmissioni Sì, cioè, anni però 20. è bellissimo quello, cioè, è affascinante, anche perché poi noi arriviamo da quello, dal suono, perché noi ci siamo conosciuti anche grazie al fatto che entrambi, anche se arrivando da percorsi molto diversi, come thread union abbiamo comunque il suono. La prima volta che ci siamo conosciuti eravamo insieme ad altri due colleghi, Paolo Dal Checco e Leonzio, ed eravamo, tra virgolette, due nemici. Nel senso che dovevamo occuparci dello stesso caso, ma da parti opposte. Opposto. E lo abbiamo fatto, se siamo qua a parlarci, è perché lo abbiamo fatto in maniera molto professionale, pro veritate, e non pro noi, o contro di voi, o voi contro di noi. È stata un'esperienza molto bella perché ho detto, vedi i professionisti come devono fare, cioè. Chi se ne frega se ho torto o ragione, c'è una persona che è stata accusata di un qualcosa, vediamo se le accuse sono giuste oppure E sbagliate. soprattutto senza farsi condizionare né dagli avvocati né dai PM né dai giudici a seconda della posizione in cui ti trovi, cioè avere la freddezza di fare un'analisi e non un'opinione. Bravo, non il pre-giudizio e neanche il post-giudizio, perché No, no, comunque. neanche il giudizio, né il pre, né il post, né il giudizio. Tu guardi e misuri Bravo. laddove puoi, cercando di spiegare le conclusioni a cui puoi arrivare, poi conclusioni tecniche ovviamente, non... Certo, anche perché noi dobbiamo dare ripetiamolo per chi non conosce il ruolo del perito. Il perito non giudica, il perito dà dei dati per permettere ai giudicanti di esprimere un giudizio. Noi siamo semplicemente
delle persone che forniscono delle Ma tu sei entrato in informazioni. un altro campo, che è quello dell'etica, della deontologia e anche della morale, perché tu mi insegni che poi le cose si possono dire in tanti modi e tu stesso devi in qualche modo fare molta attenzione a come dici le cose, perché poi dall'altra parte appunto vengono interpretate, bisogna fare in modo che lo siano il meno possibile. Esatto. La Facendo. chiarezza con cui dai la tua lettura del caso che stai analizzando, ovviamente. È importante, anche perché la classica domanda che ci fanno, già anche me l'ha fatta ieri un giudice di pace del Nord Italia, ma lei mi può definire se è lui o non è lui? Guardi, io questo non lo dirò mai. Io al No, limite certo, posso dare un sento, no? rapporto di verosimiglianza, una probabilità, con un likelihood ratio, cioè quanto è possibile o quanto non è possibile, ma Ma l'espressione. infatti quella domanda di fatto del giudice di pace è una richiesta di informazione, solo che è molto complicato dargliela, perché Esatto. tu sai che quel momento in cui, cioè, non puoi dare una risposta certa perché la valutazione che tu fai su quella voce ha dietro tutta una serie di approcci che il perito fa, che sono tecnici ma che sono anche umani. E anche Esatto. la tecnica ha le sue limitazioni, per cui la certezza in questo campo, secondo me, non esiste ed è sbagliato darla. Esatto, condivido. Io mi ricordo di un caso fighissimo, per come l'avete interpretato, in cui avete fatto vedere a chi doveva giudicare un caso importante, un caso anche politico, un caso che sicuramente è finito nelle prime pagine dei giornali, avete fatto vedere quello che capitava negli audio. Avete fatto, mi ricordo che mi dicesti, abbiamo fatto un teatro di posa, quindi l'esperienza visiva, l'esperienza di un fotografo, l'esperienza di un fotografo, di un direttore della fotografia, anche l'esperienza di un fonico presa diretta come quella che ho io, l'esperienza cinematografica ti permette di, con quelle tecniche lì, di dare la visione di quello che potrebbe essere un solo secondo di audio. Cioè, raccontaci per favore quello che avete fatto quando avete ricostruito un bar. Cos'era successo? Non abbiamo solo ricostruito un bar, abbiamo ricostruito in video una vicenda dove all'interno del bar era stato utilizzato un registratore che aveva captato delle voci, oltre che tutto il resto di quello che puoi immaginare può succedere all'interno di un bar. Però poi la vicenda che coinvolgeva più personaggi, ovviamente questi personaggi nei vari interrogatori avevano fatto ciascuno delle dichiarazioni di come lui aveva vissuto quel tipo di situazione, no? Dando ovviamente degli orari e indicando tutta una serie di dando de una serie di informazioni che sono state necessarie per fare la sceneggiatura, diciamo così, parlando cinematograficamente, di quello che era successo. Per cui le parti di audio sono state girate a colori. Ovviamente l'audio è stato analizzato non a fondo, molto di più, identificando tutti i vari personaggi, quindi attribuendo delle voci, sbobinando tutto quello che era stato detto. Poi abbiamo preso tanti attori quanti erano i personaggi della vicenda, che hanno imparato tutto quello che è stato detto dal personaggio che stavano interpretando. Ovviamente, tutte le registrazioni sono state in qualche modo separate in modo tale che ad ogni attore arrivasse l'audio originale di quello che il suo personaggio aveva detto, preceduto da mezzo secondo da un beep, in modo tale da tenere un sincronismo. Mamma Poi mia. abbiamo ricostruito questo bar, identico a quello in cui si era svolta la vicenda, e c'erano quattro personaggi che erano quelli coinvolti nella vicenda. Poi ovviamente c'era il cassiere del bar, c'era un barista, c'erano degli altri avventori agli altri tavoli, che in qualche modo avevano dei ruoli. Ti faccio un esempio: cioè a un certo punto si sente chiaramente il barista che dà un resto a qualcuno che paga un caffè,
E tu mi insegni che il rumore delle monete che cadono su un piattino sono rumori impulsivi, sono rumori che coprono per le frequenze alte che hanno molto degli altri suoni, no? Per cui se nel momento in cui cade la moneta, io ti sto dicendo, io non ti do 1 miliardo e le monete cadono sul non, la percezione che tu hai sentendo, ascoltando è io ti do 1 miliardo perché il non è coperto dal suono della moneta, che il cervello lo registra e lo accetta. Per cui Che figata che non avete sto fatto. dicendo che come perito non dico che c'è il non sotto, ti dico che c'è un rumore impulsivo che potrebbe nascondere determinate cose. Te lo faccio vedere. Questa è stata la vera novità. Per cui a un certo punto questa cosa qui è andata, l'abbiamo fatta ovviamente a pezzi, perché complessivamente la registrazione durava 23 minuti su una cassetta. Mamma mia, tantissimo. 23 minuti da un lato e 11 minuti dall'altro. E abbiamo ricostruito tutto. Abbiamo anche ricostruito in bianco e nero, senza audio, attraverso le dichiarazioni e i tempi che i soggetti avevano dichiarato, quello che sarebbe potuto succedere nel momento in cui il registratore è stato interrotto, quindi ha interrotto la registrazione, e poi l'ha ricominciata. E dove ovviamente sulla cassetta quel tempo dura una frazione di secondo, il tempo che nel momento in cui tu fermi il registratore, i motori si fermano, il nastro ha un leggerissimo trascinamento di qualche frazione di secondo, e la stessa cosa succede quando lo rimetti in registrazione. Però quello che è successo tra quello start e quello stop e lo start successivo, ovviamente non si può sapere, non esiste all'interno della cassetta, ma esiste attraverso le dichiarazioni dei vari soggetti che sono stati intrecciati, e attraverso, diciamo così, la media delle dichiarazioni si è fatto capire in aula quello che era successo sia durante le parti registrate che durante le parti non registrate, perché complessivamente la vicenda dura tra un'ora e un'ora e un quarto, ma nella registrazione ci sono 23 più 11 minuti, per cui 34. Cioè, Che cosa c'era in quegli altri 35 minuti è stato visualizzato in bianco e nero, ipotizzato, diciamo, come ho detto, male, ma è stata fatta la media dei racconti. Poi incredibile, cioè voi io avete sono fatto uscito. il film Abbiamo sulla fatto un film al registrazione. contrario. Normalmente tu fai il film e poi fai il doppiaggio, no, in altre lingue, dei vari singoli personaggi. Qui noi avevamo già un doppiaggio, abbiamo dovuto metterci le immagini, c'è un processo contrario, però è stato molto, molto utile, perché ha dato un panorama. Nessuno avrebbe sentito 23 minuti di cassetta in aula, lo sai, mentre 1 ora e 10 di film l'hanno visto. Eh beh, anche perché una cosa che dico sempre, che è un aspetto del mio lavoro che pochi considerano, il lavoro del fonico forense, o meglio del perito fonico forense, perché il fonico forense è anche chi registra le udienze, e schiaccio rec, guardo i livelli e poi mi ascolto l'udienza, ma un perito fonico forense che deve trascrivere o sbobinare 1 ora di file è un lavoro iper usurante. È usurante perché non è un digital Sono forensics che deve fare una copia forense, faccio partire la copia e poi guardo le mail, mi ascolto la musica o guardo un film. Te sei lì con le mani perché devi scrivere con il pedale, quindi anche con i piedi, con le cuffie e sei lì, buon, fermo per tutta la giornata, non puoi fare altro. È una cosa che ti distrugge. Quindi quando mi danno un'ora, loro pensano che in un'ora te la scrivi un'ora, in realtà ci vanno giorni e giorni e giorni sì, anche e perché riesco, poi normalmente non sono registrazioni fatte da un fonico, no, si sentono no? malissimo. Lo metti in intelligenza artificiale e te lo sbobina lui. No, non è Normalmente. possibile. Anche perché quello che dico sempre a lezione a quei pochi pazzi che vogliono provare a fare il mio mestiere. Allora, innanzitutto, primo, non è divertente. Secondo, Però può Ah, piacere. può piacere ascoltare rumore tutto il giorno, per carità, cioè, psicopatici ce ne sono e probabilmente sono fra quelli, però Pensa sta che di mio fatto padre e che... mio zio si alternavano 24 ore su 24, e è tirato in mezzo anche le sorelle, mia nonna, perché ovviamente, ma l'unico modo era farlo 24 ore su 24 e su più frequenze, perché Madonna.
Se dovevi andare a intercettare chi stava volando sopra la tua testa in quel momento lì, ti accendevi, dici, vediamo se c'è qualcuno. C'era Madonna. una gamma di frequenze che erano quelle che erano state destinate da una conferenza di Ginevra alle conversazioni spazio-terra, che erano quelle sostanzialmente su cui loro indagavano, spazzolavano, no? Si diceva spazzolare le frequenze, fino a quando non sentivi un bip bip e provavi a seguirlo, e da lì innescavano tutte le varie prove per capire da dove trasmetteva, chi era, da dove veniva. Hai voglia di raccontare il caso dell'astronauta russa, di cui ufficialmente non è mai esistita questa astronauta? Mi ricordo di questo No, qualcuno dice SS. anche, ha detto anche come si chiama. Se guardi, è veramente una storia. Prima parlavi di hater, no? Che è un termine molto forte. Io sono ancora dei tempi di mio padre, al limite la chiami invidia, e sono più forme forse di invidia, per cui utilizzo la tua luce in qualche modo per avere luce io. E lo faccio parlando male di te. No? Questo lascia il tempo che trovo. Però Certo. nella comunità degli appassionati, radioamatori, astronomi, c'è una spaccatura netta di chi crede in quello che hanno fatto i due fratelli e altri che invece gentilmente mettono molto in dubbio quello che sono stati Ok. i loro risultati. No? Resta il fatto che questi due hanno cominciato il 4 ottobre del 57 con il lancio del primo satellite artificiale, lo Sputnik primo, e l'hanno ricevuto nella loro camera da letto, modificando le antenne che usavano per trasmettere già da 10 anni, perché avevano cominciato nel 46. In modo tutto assolutamente autonomo e autocostruito, con l'elettrauto del loro paese, che era Erba, in provincia di Como, che li aveva in qualche modo instradati su quello che erano i principi fondamentali dell'elettricità e della trasmissione. Marconi era il loro idolo. C'è chi ha avuto Maradona e chi Marconi. Noi in famiglia abbiamo Marconi. Madonna santa. Questo ti fa un po' capire perché ti dicevo che fino a quando ho avuto 13-14 anni non ho tifato per nessuna squadra perché non era argomento. Piuttosto, non so, mio padre un giorno è tornato a casa che aveva comprato un motore Carniti da 10 cavalli che era stato un anno era caduto in mare ed era stato un anno con l'acqua salata dentro. E abbiamo passato un inverno a smontarlo pezzo per pezzo, ripulirlo, ricostruirlo e usarlo poi come secondo motore di scorta del gommone che avevamo. Sì. Pazzesco, pazzesco. Comunque sia, non siamo entrati nel merito, lo dico velocemente, cioè fondamentalmente loro riuscirono a percepire i segnali Morse, un SOS lanciato da un Ah sì, astronauta. sì, mi avevi chiesto del. No, no, in realtà quel volo lì è un volo che dura dal 16 al 23 maggio. Ok. Non è quell'episodio lì è l'episodio finale più importante, che loro ovviamente seguono calcolando le orbite, quindi i vari passaggi, e registrano tutto. Ed è un volo composto da 3 uomini e 2 donne che si alternano nelle trasmissioni. E poi succede che nella fase di rientro, durante le manovre di rientro, dove il satellite deve girare, accendere i retrorazzi, girare su se stesso, invertire la rotta e innescare quello che si chiama corridoio di rientro, che è una fettina sottilissima rispetto alla dimensione dello spazio in cui si trova un satellite. E quel rientro. Quel corridoio deve essere preso in modo estremamente preciso perché se l'angolo è superiore, il satellite rimbalza sull'atmosfera e tende ad allontanarsi, per cui rischi di non, anzi, non rientri più, soprattutto con quelle che erano le navicelle di allora. Madonna. Bisogna sempre mettersi nei tempi in cui la storia si fa, perché se la leggi quei tempi dopo, allora togli anche. No, il monumento di Montanelli perché non va bene perché si era sposato con una di 12 anni. Rimane il fatto che Montanelli è stato un grandissimo giornalista e bisogna anche ricordarsi delle cose sbagliate perché sennò si ripetono. Certo. Questo è un pochino per entrare nei temi del politically correct, cioè Certo. non può essere troppo corretto.
ci sono delle robe che sono state e non si possono dimenticare, anzi, bisogna parlarne proprio perché non ricapitino. E quindi dicevo, la seconda possibilità, oltre a quella di azzeccare il corridoio giusto e quindi rientrare, è quella di prendere una direzione troppo stretta, per cui l'aumento della velocità rischia di disintegrare il satellite al rientro, perché il satellite è pensato per poter entrare nell'atmosfera con una certa velocità, se no c'è Certo. quei due rischi lì. Il caso della donna sembra che possa essere uno dei secondi casi, oltre ad un'altra possibilità, perché c'è un momento durante il rientro in cui nel rientro in atmosfera le comunicazioni tra il velivolo e terra non funzionano. Un paio di minuti di silenzio totale. E questa donna a un certo punto dice che vede delle fiamme. Vede delle fiamme, per cui l'ipotesi non è tanto quella che si sia disintegrata in rientro, che erano in fase di preparazione al rientro. Lei dice vede una fiamma, ma probabilmente vede una fiamma all'interno, per cui è successo un qualche cosa, io penso con l'accensione di retrorazzia, quindi nel momento in cui si è compiuto quell'operazione lì, che qualcosa non abbia funzionato, abbiano preso fuoco e a un certo punto le trasmissioni si interrompe. È comunque una registrazione estremamente forte, che molti mettono in dubbio, ma anche io ho un canale YouTube su cui c'è da tantissimi anni pubblicato a pezzi, perché all'epoca YouTube ti permetteva di pubblicare solo 4-5 minuti, in cui c'è un documentario che si chiama Top Secret Radio, che racconta la storia dei due fratelli. E se tu vai sotto a leggere i commenti, preparati perché rischi di perderci dei giorni sotto i quattro capitoli. Ed è Porca miseria. incredibile come ci sono una marea di commenti, anche di iscritti in cirillico, dove si contestano tra di loro. Non riconosco questa voce russa, sicuramente con accento italiano. Altri che dicono: ma no, è della Georgia del Sud. Qualcun altro che, no? Per cui. Pazzesco, pazzesco. E sa di fatto che sto volo qua era pre-Gagarin, è No, corretto? no, questo è dal 16 al 23 maggio del 61, Ah, quindi è ok. un mese dopo, poco più di un mese dopo. Gagarin, no, aspetta, sì, Gagarin è il 12 aprile del 61, questo è del maggio. Ok. Ce ne sono stati altri due di intercettazioni, di fallimenti, dove in uno si sente soltanto, noi in famiglia la chiamiamo cuore respiro, per ricordarci il nome dell'audio, perché si sente un battito cardiaco e un respiro affannoso che la sera stessa che è stato intercettato, alle 10 di sera, alle 10:30 a casa nostra è arrivato, chiamato da mio nonno, il professor Achille Mario Dogliotti, che dal punto di vista cardiologico era uno dei massimi esponenti, non in Italia, ma direi al mondo. E viene ad ascoltare questa registrazione e lo definisce un battito cardiaco in sofferenza, con un respiro affannoso e preagonico, alla ricerca d'aria, fame d'aria. Dura pochi secondi, il tempo del sorvolo, e questa è del novembre del 60, quindi Caspita. 6 mesi prima di Gagarin. E poi ce n'è ancora una che mi sembra che sia del febbraio del 61, quindi 2 mesi prima di Gagarin, in cui si riceve un segnale Morse in lingua inglese che dice SOS, SOS a tutto il mondo, SOS, SOS a tutto il mondo, ed è un segnale che non sparisce, ma si affievolisce, dura parecchi minuti e non sparisce, per cui l'ipotesi è quella di un satellite che si stava allontanando dalla Terra, uscito dalla sua orbita, Rimbalzato. rimbalzato e allontanato. Se è così, sta ancora girando Sì, in ovviamente qua. No, un'orbita che ogni X tempo ripassa da qua. è pazzesco. Vedi, tu mentre parlavi, io a parte che sono affascinato nel sentire raccontare queste storie, che non è fantascienza.
Anche, cioè, sono storie dello spazio, ma che rientrano nella scienza, ma soprattutto nel mio ambito audio forense, fanno capire anche a chi ci ascolta quanto l'ascolto. Hai parlato del cardiologo, io questa cosa qua non la sapevo. Quanto l'essere abituati a determinati tipi di suoni ci permettono di fare bene il nostro lavoro, o perlomeno di farlo sempre meglio. Io ho l'opportunità, l'onore e anche l'onere di insegnare in istituti italiani di primo ordine. Nomino ad esempio la Scuola di Alto Perfezionamento di Saluzzo, che Saluto. è una scuola d'eccellenza dove Cari amici. io mi considero il peggiore fra i migliori insegnanti che ci sono lì dentro. E quando ho dei picchi di lavoro, la cosa che mi viene normale è pensare agli amici, ai professionisti con cui magari provare a vedere se c'è l'opportunità di collaborare. Io, ahimè, ho scoperto che nonostante ci sia una preparazione alla base altissima a livello fonico, non tutti sono portati verso il mestiere dell'audio forense, perché è un far lavorare l'orecchio e il cervello in una maniera innaturale sotto certi aspetti. Qual Ma è più o meno secondo? perché, non per contraddirti, ma per fare chiacchiera, no? In realtà tu mi insegni che il suono si vede, perché il suono ha un suo, esiste, si muove nello spazio, per cui certo che non si può vedere, cioè vedere con le orecchie, sto dicendo Sì, sì, no, no, ma io sono però d'accordo con questo, ma il discorso è funziona che così, ma è come le persone stonate, io ero stonato. A 9 anni mia mamma mi obbliga ad andare a imparare a suonare la chitarra e la ringrazio perché mi ha fatto un regalo. La chitarra è una compagna di vita, non l'ho mai fatto diventare una professione, però la suono regolarmente ancora, in casa, in famiglia, con i figli, magari i pezzi nuovi di Sanremo, anche se io preferisco i forti Siguccini e i Finardi del nostro tempo, però suonare, suonare. Meraviglioso. Però ho imparato, io sono ancora stonato, ma ho imparato ad intonarmi, perché ho imparato ad ascoltarmi. È un loop in qualche modo, per cui è un'educazione che devi dare all'orecchio. C'è gente che magari non è portata o soltanto non trova la consapevolezza di questo fatto, come dire, no? io continuo a rimanere stonato, ho imparato a suonare uno strumento, ho consapevolezza di essere stonato e dico a tutti, tutti nasciamo intonati, non l'abbiamo ancora capito, però io fondamentalmente non sono capace a cantare. Mia moglie mi fa sempre dei culi incredibili quando ci provo, però quello che volevo dire, al di là del sì, il suono si vede, il problema è che a volte nell'ambito forense parliamo di restauro, cioè dobbiamo riuscire a sentire delle parole che sono proprio nascoste in mezzo a una montagna di rumore e dobbiamo proprio allenare. Qua è proprio questione di allenamento, un po' come gli stereogrammi, cioè devi abituare la vista a guardare in 3D. E a volte, per quanto riguarda l'audio forense, dobbiamo abituare a ascoltare in una maniera per cui non siamo programmati, mettiamola così. E quindi ecco, ho avuto difficoltà a trovare delle persone portate, delle persone che vogliano educare il proprio ascolto non al piacere, ma a una professione. Quindi io ogni tanto me le pulisco le orecchie, faccio ancora il fonico per la musica, sono contento di farlo e lo farò, spero, tutta la vita. Però comunque sia, l'audio forense è un altro mestiere. Infatti quello che dico sempre è: sei fonico, non sei fonico forense, sono due mondi. Puoi essere entrambi se hai studiato entrambe le cose, così come un fonico forense non è un fonico. Qual è? No, infatti è anche perché è il processo contrario. Mentre il fonico produce il suono, qui trova qualcosa di prodotto quasi mai da un fonico Esatto, e deve esatto. vedere che realtà c'è dietro, che cosa è successo. Esatto, poi c'è la L'orecchio. psicoacustica, poi ci sono le balle che ci raccontano, che vogliono farci credere quello che c'è, insomma è tutto un processo molto, molto complesso. Molto complesso. Ti faccio l'ultima domanda. Che consiglio daresti a chi come te è creativo si vuole avvicinare al mondo dell'audio forense, quindi a un mondo completamente diverso e
che ha anche delle implicazioni penali, civili, legali. Allora, intanto, tu sai, io mi occupo anche di audio forense, in certi casi anche di video, perché anche il video oggi ha un ruolo nell'ambito della prova, Il video che può essere. forensics è un mondo È un mondo importantissimo. incredibile e anche lì, tra virgolette, secondo me non è ancora così ben regolamentato. Per dare una mano, diciamo, a noi periti che, certo, ci approcciamo a dover dire il grado di riconoscibilità, per esempio, di un volto in una ripresa, in un posto, grazie di più, no, in un posto che ha delle dimensioni, non ci sono delle regole, gli installatori delle camere non hanno dei riferimenti del legislatore su come delle telecamere di videosorveglianza devono essere sistemate, per cui hai le deformazioni, le distanze, la quantità di pixel che devi valutare per dire è riconoscibile o non è riconoscibile. Ed è molto complicato, ovviamente, perché se non ci sono delle regole, in qualche modo te le devi inventare tu. E quindi ogni tanto mi occupo anche di questo. Io di base mi piace definirmi, sono più un autore, un documentarista. Ho fatto il regista per tanti anni, quindi ho costruito, ho fatto più il fonico da palco, da set, in qualche modo, no? Che non il perito. Però ovviamente un po' per la storia di mio padre, che ha cominciato a fare il perito grazie agli ascolti che ha fatto per 20 anni, attraverso la radio. Poi anche lì è un qualcosa che è nato in quegli anni lì. Credo che negli anni 50 ci fosse il perito fonico, No, cioè non c'erano le registrazioni, per fa cui fatica a esserci oggi, figurati. fatica, sì, e poi in realtà anche dalla parte, diciamo, non degli avvocati, ma dalla parte dei tribunali posso fare una denuncia, ma non sono l'unico, anche l'amico Paolo ha detto qualche giorno fa un post dove in qualche modo denunciava pubblicamente senza fare nome e cognome, basta dire alla cancelleria di un tribunale e già hai fatto nome e cognome perché stai parlando dello Stato. E ha delle grosse pretese su noi cittadini, ma poi dopo, quando deve qualche cosa, diciamo che non si comporta con la stessa mano. Ma E senza entrare questo nel è. merito di, fondamentalmente noi siamo chiamati spesso con estrema urgenza da pubblici ministeri, da giudici per le indagini preliminari, da magistrati che fanno bene il loro lavoro e chiedono No, quindi un ma infatti periodo. le persone sono sempre, Cioè, funzionano, quello che non funziona è il quando. problema è che noi facciamo il tutto per loro, lo facciamo bene, lo facciamo in tempi certi e spesso. E poi abbiamo a che fare con le cancellerie e quindi ok, adesso ho consegnato, è tutto a posto, strette di mano, pacche sulle spalle, ok, e sti soldi? Ogni cancelleria c'ha delle regole interne che non si sa, non si capisce come mai. Cioè spesso il giudice di pace di una provincia ha regole diverse rispetto a un tribunale della stessa provincia. E ogni volta hai da compilare moduli su moduli su moduli su moduli. Ad persona, ma mi viene da dire, e dopo che le hai compilate, quindi hai perso quasi più giorni a far quello che non a far la perizia, aspetti un tempo indeterminato per ricevere 4 euro lordi lordi l'ora. L'ora. E cioè parliamo di anni dove passa un anno, 2, 3 anni, e quindi c'è anche la svalutazione. Cioè è una cosa che veramente rasenta il ridicolo. Si sta parlando di salari minimi giusti per raccoglitori agricoli, per quello che è, e noi che abbiamo responsabilità penali veniamo sottopagati in una maniera imbarazzante. Perché uno lo fa, viene da dire. Lo fai perché da una parte vuoi lavorare anche per lo Stato, oltre che per il privato, perché ovviamente non potremmo lavorare solo per lo Stato con le cifre lì. Però veramente ogni volta dico, questa è l'ultima, questa è l'ultima, poi ci ricasco sempre. Perché è bello, è inutile negarlo, è bello quando aiuti a risolvere un caso, è bello quando arrestano qualcuno, è bello quando liberano qualcuno che è innocente, è bello, altrimenti non lo Ecco, faremmo. sì, questo è vero, però.
Però non Vabbè, togliamo possiamo. questa polemica, il mondo migliorerà, spero, in Sì, futuro. no, anche perché peggio di così nel nostro ambito non può andare. Non si può, no. Max, Davvero. ascolta, io ti ringrazio per questa nostra chiacchierata da bar. Scusate se io dico sempre parole in maniera molto semplice, ma quelle difficili non sono capace a dirle. Però è un altro tassello di quello che è l'ampio mondo dell'audio forense, questo sconosciuto. Ci sono dietro anche persone come Max, creativi, che hanno un'esperienza anche familiare importante, che questo bagaglio culturale, non solo scolastico, sicuramente può aiutare a rendere consapevoli gli addetti ai lavori e non di quanto è importante, insomma, il nostro lavoro di Assolutamente. visionare l'audio. Visionare l'audio, sì, ma guarda, anche nei processi creativi del mio lavoro, che appunto mi chiamano per raccontare delle storie, per raccontare un prodotto, per raccontare delle persone, soprattutto mi piace raccontare le persone con un approccio che non è giornalistico e neanche tanto registico. Io dico che la regia è sempre di chi si racconta. Fa lui, poi io miglioro e metto una chiacchierata, un racconto in chiave filmica. Però il processo creativo mi piace sempre dire che, siccome non costa, perché immaginare non serve un budget per immaginare, per cui lasciare veramente libera l'immaginazione a qualunque livello per arrivare a trovare la strada giusta per dire quello che devi dire nel modo più comprensibile. E diretto e anche se possibile che possa emozionare anche perché è l'emozione che genera secondo me anche il fatto di imparare un qualche cosa. Impari emozionandoti, se le cose sono fredde passano e entrano e escono troppo velocemente. Sono d'accordo, sono Poi dopo d'accordo. uno si siede e dice: questo film qua quanto costa la tua immaginazione? Dice: no, beh, allora adesso dimmi quanti soldi hai e provo. No. Però tendenzialmente l'idea, quando c'hai un'idea, non servono grandi mezzi. No, se tu guardi il cinema, normalmente i film che funzionano hanno i titoli in bianco su fondo nero, che devi, no? Se fai le cose a Grande Fratello, c'è poca sostanza. Dove Ma c'è sostanza, c'è bisogno di semplicità. scrivere un grande libro, occorre una penna e un foglio. Certo. Occorre quella è la risorsa. Cioè, se io dovessi fare un corso di creatività avendo scritto 5 libri non di successo, ma comunque li ho scritti, cioè, la risorsa sei tu e il tuo tempo. Quella è la cosa più preziosa, il tuo tempo. Però non, per iniziare a fare questo mestiere non è che occorrono chissà che cifre, eh? Cioè le cuffie che ho in testa, 100 euro, Amazon ti permette pure di pagare le rate, Esatto, quindi vai avanti certo. e inizi, quindi lo scoglio ma sì, ma per iniziare sono tutte palle che le persone si contano se stesse, Sì, sono perché d'accordo. non vogliono iniziare a muovere quello stato di inerzia che ci rende comodi nel sì, non posso perché c'è una scusa, ecco. Noi Sono scuse d'accordo non con te. ce ne siamo trovate ed eccoci qua. Poi, Sono d'accordo con te. attenzione, lo dico per gli addetti ai lavori, questo microfono qua, 20 euro. Ma 20 euro e cuffie, 100 pagate a vedi che rate. anche quello è un problema di trasmissione e di ricezione. Tu puoi avere il microfono più bello del mondo, poi se lo senti dall'audio del telefonino e quindi non hai la stessa risposta che il microfono ti dà in produzione, potevi farlo col telefonino, andava bene lo Eh stesso. sì, eh sì. Cioè, anche chiedersi dove va a finire quello, anche il mio video, dove lo vedi? E lo vedi sul telefonino, andiamo al cinema, perché se andiamo al cinema magari facciamo un investimento, affittiamo delle Red, che poi ti dico non è più neanche così tanto vero. Esatto. Che Perché. poi, attenzione, io li ho adesso i microfoni professionali, cioè, ho tutto quello che serve per fare il mio lavoro, però quando sto facendo un video YouTube, che guarderanno qualche decina di persone, e va bene Esatto. questo, e boom. Quindi potete iniziare domani a fare il nostro mestiere, perché
Il nostro mestiere è basato, è intorno a voi e non intorno all'attrezzatura che comprate. Alzati e cammina. Ecco, Max, grazie mille, spero di Grazie a te, rivederti. Marco. Rivederti presto a Torino davanti a una birra o un caffè. Se vieni a Biella Ciao. abbiamo la buona Menabrea qua. È buonissimo, ma anche qui ne vediamo. C'è una birreria dove ce l'hanno sfusa, spillata, per cui. Boh, boh, boh. E allora, ma il biellese alla fine, dopo l'era post-Aiazzone, arriva dappertutto. Arrivate dappertutto. Va bene, grazie Grazie ancora Marco. e a presto. Ciao, Lo stesso a ciao, ciao. te. Ciao, ciao, ciao.